Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute in Italia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.400 nuovi casi di coronavirus a fronte di 203.173 tamponi. I decessi 52 contro i 63 di ieri. Calano gli ingressi in terapia intensiva, il tasso di positività è allo 0,7%. Nonostante i contagi siano in calo, per Draghi non è arrivato il momento di rilassarsi. Per questo motivo, nelle intenzioni ci sarebbe quella di prorogare lo stato d'emergenza che scadrà il 31 luglio fino alla fine dell'anno. A causa della variante Delta, il Regno Unito ha deciso di rinviare il decadimento di tutte le restrizioni. Il Freedom Day, atteso per il 21 giugno, è posticipato al 19 luglio. La Francia è pronta ad abbandonare l'uso delle mascherine all'aria aperta, salvo in alcune circostanze, come nel caso di assembramenti.